Buongiorno a tutti, un saluto agli specializzanti di medicina, un saluto ai direttori delle scuole di specializzazione che oggi hanno potuto partecipare a questa riunione che in qualche modo appariva e appare opportuna perché apre una nuova era nel rapporto tra gli specializzanti e la facoltà di medicina, le aziende, perché bisogna dire che un'azienda policlinico, ma anche le aziende dove avverrà un processo di rotazione degli specializzanti per acquisire la loro formazione professionale. Di fronte a questo nuovo scenario è evidente che sono state poste all'università delle nuove incombenze, dei nuovi adempimenti da assolvere, e questo mi sembra giusto che avvenga nella massima trasparenza, per evitare che chiunque possa inserirsi in un rapporto che è tra un personale in formazione e informatore. Terzo anno di corso, firma del contratto 13 e 14 febbraio. Quarto anno, firma 18 e 19 febbraio. Quinto e sesto anno, 20 e 21 febbraio. Intanto sono andati in banca, sempre le notizie che loro mi danno, gli emolumenti arretrati. Pervenendo qui, non so se il preside ne ha conoscenza, da parte dell'Osservatorio regionale per l'Osservazione Medica Specialistica, il giorno 5 febbraio presso l'Aula Magna del terzo piano per Branca Specialistica. La riunione è stata convocata in seguito alle agitazioni di categoria delle ultime settimane, dovute al ritardo del pagamento di spettanza relativa all'anno accademico 2007 e alla mancata firma del nuovo contratto per l'anno 2007-2008. Mi pare che queste cose siano superate. Quindi, voi vi siete riuniti il 5 febbraio, oggi quanto ne abbiamo? Sì. E allora non potevate aspettare il 6, scusate, avreste fatto prima. Ma vi domando, quando vi siete riuniti ieri, non sapevate già che c'era la riunione oggi? Perché dei giovani che sono la nostra speranza devono essere quelli che poi in qualche modo ritengono di essere in un paese di serie B? Ancora una volta risulta inadempiente, siamo qua veramente e tra gli ultimi d'Italia. Tra i punti di evitare ulteriore strumentalizzazione degli stessi e delle loro problematiche. Oh, cari ragazzi, questo ve lo sottoscrivo da parte di esterni alla categoria. Quindi la parte, diciamo, contrattuale e remunerativa non è un problema. Consideriamo chiuso, a meno che voi non abbiate osservazioni diverse. Quindi voi ora sapete esattamente come stanno le cose. Non ve le ho volute mandare a dire, nessuno di noi l'ha voluto mandare a dire, lo sanno ora anche i direttori, e c'è una parte nuova che è quella che voi avete scritto in questo documento e che meglio di me tecnicamente esprimeranno preside e professoressa